Mavra. 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 Mavra, serva della malora, cagna. Dove sei? Mavra. Cagna, bestia, carogna. Mavra, dove sei? Dove sono le scarpe? Mavra. Mavra, dove sono le scarpe pulite? Che ore sono? Da questa luce schifosa di Pietroburgo sembrerebbe che sia tardi. Mavra! Cagna della malora, maledetta serva, cagna! Dove sono le scarpe? Eccole. Ah. Ho una serva apprensiva, ci tiene al mio sonno. Ma che ore sono? Da questa luce schifosa di Pietroburgo sembrerebbe che sia tardi. Oh, Cribbio! Le 10:30! È tardi! Non mi ha svegliato! Quella cagna! Cagna carogna! Non mi ha svegliato! Cagna carogna! Maledetta cagna carogna! Ah, questa sarebbe un'ottima soluzione per non andare al ministero. Già me lo immagino. Il capo sezione appena mi vede entrare al ministero in ritardo, è già da un po' di tempo che appena vede mi dice: allora amico mio, che cosa ti succede? Sei tutto in subbuglio, sei peggio di un indemoniato, fai una confusione pazzesca sul tuo lavoro, che neanche il demonio ci capirebbe qualcosa, cagna carogna, Fai i titoli in lettere minuscole. No, prima il panciotto. Fai i titoli in lettere minuscole. Dimentichi le date. Confondi i numeri. Cra, cra, cra. Cra, cra, cra. Corvaccio maledetto. Corvaccio maledetto. Tutto sommato mi conviene andarci in ufficio. Se non altro per riuscire ad agguantare il cassiere, ho sempre bisogno del solito anticipo. Altra bella carogna quello, mai una volta che molla un soldo prima del dovuto ti puoi mettere in ginocchio, pregare, supplicare, dire che è una questione di vita e di morte, niente, quello non molla, non molla, che gli venisse un accidente a quel demonio di Filia Feletovic e poi a casa la serva lo picchia, lo sanno tutti, lo prende a schiaffi, lo sanno tutti, Mavra, cagna carogna, serva della malora, dove sei? Non perde mai un'occasione per andarsi. Cagna carogna. Ah, mi ha preparato la colazione. Lo zuccherino! Ah. Che convenienza ho a essere impiegato al ministero, non lo so proprio. Oh, non c'è sbocco, non c'è prospettiva, no, no, non c'è. Ah sì, invece nell'amministrazione provinciale è tutta un'altra cosa, o al tribunale è tutta un'altra cosa lì. Lì si può stare appollaiati dietro una scrivania e camparci sopra. Eh sì. Uno può stare con un vestito mediocre, anche schifoso, avere una faccia che ti viene voglia di prendere a sputi, eppure quello riesce a fare vacanze in campagna. Eh sì. Invece da me
Nel mio ambiente è tutta un'altra cosa. È tutto più uniforme. È più pulito. Le scrivanie sono di mogano. I capi uffici ti danno del lei. Se non fosse per queste cose avrei lasciato il ministero già da un pezzo. Lasciare il ministero. Sarà passata una quindicina di giorni. Sì, una quindicina di giorni dal 3 ottobre. Sì, sì, io ricordo tutto perché io mi segno su un quadernetto tutte le date memorabili, sì. Qua. Ecco qui, 3 ottobre 1832. Piovigginava. Mi sono avviato al ministero con l'ombrello. Quando ho visto la carrozza del mio direttore fermarsi davanti a un negozio di moda femminile. Ma che ci fa quello? Mi sono domandato davanti a un negozio simile. Certamente si tratta di sua figlia, la signorina Gloira. Allora mi sono nascosto dietro il muro. Il lacchè ha aperto lo sportello e lei è uscita dalla carrozza volando come un uccellino. Ha dato un'occhiata a destra, a sinistra. Un brillar d'occhi. Sotto un battito di ciglia lunghissime. Mio Dio, ero perduto, completamente perduto. Ma perché se n'è uscita con questo tempaccio? E poi non vogliamo ammettere che le donne perdono la testa per quei quattro straccetti di moda. Lei non mi ha riconosciuto perché avevo alzato il bavero di questo cappotto, sì. Già, questo cappotto. È tutto logoro, vecchio, fuori moda. Adesso si portano cappotti col collo sciallato. E anche il colore è tutto sbiadito. Beh, quasi quasi mi è passata la voglia di uscire. Sì. E quando lei è entrata nel negozio, la sua cagnetta non ha fatto in tempo a infilarsi nel portone ed è rimasta chiusa fuori. E conosco la sua cagnetta, è graziosa, si chiama Maggie, è tutta bianca, sembra una palla di neve. Ero lì acquattato da qualche minuto quando tutto a un tratto ho sentito una vocina sottile sottile. Salute Maggie! Per Dio, chi ha parlato? Mi sono voltato attorno e ho visto che c'erano due signore che camminavano sotto l'ombrello. Una era vecchia, l'altra un po' meno, ma era brutta. Ma brutta, brutta e con una faccia verde che sembrava un carciofo. Sicuramente era malata. Ma allora erano passate da un pezzo quando ho risentito «Ehi, chi non muore si rivede, Maggie!» Oh, per Dio, ma chi aveva parlato? È stato a questo punto che vedo Maggie annusare un'altra cagnetta che trottava dietro le due signore. Alto l'accento, Ivanovic. Alto l'accento, Ivanovic, non sei ubriaco? No, 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 non corri questo pericolo e non l'hai mai corso, È stato a questo punto che ho visto che era Maggie a parlare. Sono Bau Bau, stata ammalata, cara fidele, non devi avertene a male. Alla faccia della cagna! Mi sono molto, molto stupito, ma poi ripensandoci bene non mi sono poi stupito più di tanto, perché non era la prima volta al mondo che succedeva un fatto del genere. Eh no, ho saputo che... In Inghilterra, a Londra, un pesce un giorno è venuto a galla e ha detto due parole, buongiorno. E due oche sono entrate in una drogheria e hanno ordinato una confezione di tè nero della Cina, perché quello verde le rende nervose. Sì, ma ancora di più mi sono meravigliato. Quando ho sentito Maggie dire... Cara fidele, ti ho scritto una lettera che mi si blocchi lo stipendio per 5 anni se avevo mai sentito dire un cane scrivere. Si sa solo che scrivono i nobili o i commercianti o qualcuno della gleba, raro caso, ma la sua scrittura è pappagallo, è senza virgole, senza punti, è senza stile, ma un cane scrivere.
È un po' di tempo che mi succedono cose, che vedo e sento cose che gli altri fino ad oggi non hanno né visto e né sentito. Sì, sì. Beh, così ho deciso di andare dietro la cagnetta fedele. Chissà che non abbia ricevuto delle confidenze da Maggie sulla sua padroncina, la signorina Gloira. E sì, e allora ho cominciato a seguire le due carampane che abitavano oltre il ponte di Kushkin al quinto piano in quel palazzone. Ho detto, bene, mi fermo qui, prendo nota e alla prima occasione ne approfitterò. No. Sarà meglio che vada in ufficio. Non vorrei che capitasse come mercoledì 3 ottobre. Ero andato nell'ufficio del signor direttore a temperare tutte le sue penne. Gran uomo il mio direttore, sì, un uomo colto, legge molto, legge libri di scienze, non mi rivolge mai la parola, al massimo, che tempo fa, è umido, eccellenza, ma io non posso stare al suo livello, lui è un uomo di Stato. Erano già passate le 12:30 e il direttore non era ancora uscito dalla sua camera da letto. Allora mi sono messo a leggere un giornale. Ma che razza di cretini questo popolo francese? Ma cosa vogliono? Cosa pretendono? Cosa pensano? Io li raggrupperei tutto in massa e li frusterei a sangue. Era 1:30 quando all'improvviso è successo un fatto che non ci sono parole per descriverlo. No, io mi sono alzato in piedi, convinto che fosse il direttore, e invece era lei. Proprio lei. Mio Dio, che apparizione. Era tutta vestita di bianco, come un cigno. Miseria assassina, che eleganza, che lusso e che sguardi che lanciava. Un sole, ma cosa dico un sole? 100 soli, 1000 soli, 10.000 soli! Mi ha detto, è già arrivato mio padre? Oh, per Dio! Che voce! Un canarino, un cardellino, un usignolo. Ah, un canarino, sì, proprio un canarino. Avrei voluto dirle, signorina Gloira, non ordinate la mia esecuzione, ma se siete costretta, afferratemi il collo con le vostre manine e stringete fino a farmi uscire l'ultimo respiro. Invece dalla mia bocca è uscito solamente un fioco. No! Lei mi ha guardato la scrivania, ha guardato gli scaffali e poi ha mollato un fazzoletto. Oh, io mi sono fiondato per prenderlo, sono scivolato in quel maledetto pavimento, l'ho afferrato. Ah, oh, che fazzoletto, Batista purissimo, ambra finissima, l'ho raccolto e lei mi ha ringraziato e a questo punto ha fatto un'ombra di un sorriso. Sì, proprio un'ombra, perché le sue labbra di zucchero si sono quasi non mosse. E se n'è andata. Poi è entrato un lacchè e mi ha detto, Aksente Ivanovich, puoi andare a casa, il direttore non viene oggi. L'ho sempre odiato i domestici, quei farabutti. Madra, non risponde, cagna, carogna, bestia. Uno di loro una volta mi voleva offrire del...